L'uomo, fin dall'antichità, ha sempre cercato di esorcizzare le proprie paure, alimentando quell'immaginario oscuro che fa parte di tutti noi, attribuendo così un volto al male. Ma i mostri sono solo frutto della nostra fantasia o esistono realmente? Cerchiamo di capirne di più in questa nuova puntata di X-Dimension, avventure nel mondo del mistero. Diavoli, vampiri, lupi mannari, sono mai esistiti realmente? Molti scrittori di genere fantastico nel corso dei secoli hanno voluto trattare il tema del diverso, creando delle storie che spesso avevano come protagonista un mostro, ovvero un essere vivente o non vivente con caratteristiche straordinarie rispetto alla norma, magari dotati di una forza sovrumana o di un aspetto terribile e minaccioso. Infatti, la parola mostro deriva dal latino monstrum, che riportava il concetto di portento o prodigio, ma è anche vero che, nella letteratura e nel cinema, questi esseri apparentemente brutti si rivelavano essere più umani dei cosiddetti umani. Questa è sempre stata la vera morale delle storie che hanno come protagonisti i diversi. Pensiamo soltanto a Frankenstein o ai più recenti X-Men. Ma la domanda che ci poniamo in questa sede è: si tratta soltanto di fantasie, oppure è possibile che esseri soprannaturali siano realmente esistiti, magari ispirando i romanzieri e i cronisti del passato? D'altronde, dietro ogni leggenda c'è sempre un fondo di verità. Ogni anno i laghi d'Italia sono meta di turisti da tutto il mondo, ma forse non tutti sanno che anch'essi potrebbero ospitare un mostro. Quello di Loch Ness, infatti, non sarebbe l'unico. Oltre a Nessie, il celebre mostro del lago di Loch Ness, si conoscono altri criptidi, come Larry e Benny. Larry potrebbe abitare i fondali del lago di Como. Nel corso degli anni è stato visto in diverse zone del lago. Infatti, si registrano avvistamenti nel 1946, nel 54, nel 57 e anche nel 2003. Dalle descrizioni dei testimoni, non dovrebbe essere più lungo di 2 metri e avere la forma di una lucertola. Un altro mostro italiano è Benny, il quale abiterebbe le acque del lago di Garda. Anche in questo caso sono stati molti gli avvistamenti nel corso degli anni, a partire dagli anni 60 fino ad oggi. I dinosauri si estinsero all'incirca 65 milioni di anni fa, a causa di una grande meteora che entrò in rotta di collisione con il nostro pianeta. Alcuni di essi potrebbero essere sopravvissuti? La criptozoologia si occupa proprio di studiare esseri leggendari come lo Yeti, il Bigfoot e presunti dinosauri ancora esistenti, come quelli avvistati nel lago scozzese e in quelli italiani. Ma non sarebbero questi gli unici casi. In Africa, in particolare nella Repubblica del Congo, in più di un'occasione è stato avvistato un grande mostro simile ad un apatosauro, conosciuto dalla gente del posto con il nome di Mokele Mbembe, che in lingua lingala significa colui che ostacola il corso dei fiumi. Anche in questo caso siamo a conoscenza di numerosi avvistamenti per tutto il Novecento, ma non esistono ancora prove certe della sua esistenza. Una sola cosa è certa: la gente del posto ci crede e ne è terrorizzata. In Occidente, invece, sono altri mostri a incutere timore. Io sono Dracula. Per esempio, se parliamo di vampiri, è risaputo che fin dall'antichità, in ogni parte del mondo, e questo è già curioso di suo, popolazioni diverse avessero in comune la credenza che in certi casi i defunti potessero risorgere dalla loro tomba per tormentare i vivi e succhiarne il sangue. Non si parlava ancora di vampiri, in quanto il termine nasce soltanto in età moderna, ma nelle antiche cronache dei popoli del passato si parla di spiriti e demoni in grado di risorgere e succhiare il sangue delle loro vittime per ottenere la vita eterna. Per esempio, nell'antico Egitto si credeva che la dea Sekhmet si nutrisse del sangue dei vivi. Successivamente troviamo racconti di vampiri presso i persiani. Risale all'antica Mesopotamia il mito di Lilith, che secondo la tradizione fu la prima compagna di Adamo.
e tra le altre cose era anche una vampira assetata del sangue dei bambini, almeno così dicono. Infatti è possibile che questa figura fosse stata demonizzata dagli ebrei, come il cattolicesimo fece poi con il personaggio di Maddalena. In generale spesso si trattava soltanto di tentativi di denigrare la donna rispetto all'uomo. Nel mondo greco e latino vivevano invece le lamie e le strigi, anche loro voraci di giovani e soprattutto di bambini. Nel libro Baital Pachisi, risalente all'undicesimo secolo, vengono descritti esseri simili a ghoul, a demoni, capaci di possedere i corpi dei viventi. Durante il Medioevo la figura del vampiro si definì meglio, anche grazie al lavoro di Walter Mapp e Guglielmo di Newburgh, che nel XII secolo raccolsero numerosi racconti incentrati sulla figura del non morto. Interessante è il caso di Jure Grando, vissuto nel XVII secolo nell'odierna Croazia, e descritto dai cronisti dell'epoca come un vero vampiro. Infatti, a quanto pare, nel 1656 risorse dalla tomba per molestare le ragazze del suo villaggio e bere il loro sangue. Venne catturato e trafitto con un paletto, ma non servì a molto. Solo la decapitazione riuscì a fermarlo. Perfino durante l'Illuminismo, epoca in cui vennero smontate numerose superstizioni del passato, si continuò a parlare di vampiri, e non solo. I casi di vampirismo sembravano aumentare in tutta Europa. Alcuni casi famosi vengono documentati in Serbia nel XVIII secolo. In questi casi si parla sempre di persone ritornate dalla morte per succhiare il sangue ai vivi. Tanto per citarne uno, ricordiamo il caso di Peter Blagojevic, contadino serbo che, dopo la morte, tornò in veste di vampiro per uccidere 9 persone del villaggio in cui aveva vissuto. Si tratta di uno dei casi meglio documentati, merito del vicario imperiale Frombald. Il vampiro venne fermato trafiggendolo con un paletto di legno. In quel periodo vi fu una vera e propria isteria di massa, e si cominciò così a dissotterrare cadaveri per trafiggerli con paletti di legno per paura che tornassero in vita. Voltaire lasciò scritto che si ebbero anche casi di vampirismo in Polonia, Ungheria, Slesia, Moravia e Austria. A Napoli nel 1774 venne data alle stampe Dissertazione sopra i vampiri di Giuseppe d'Avanzati, testo molto apprezzato da teologi, medici e dallo stesso Papa Benedetto XIV. Ancora una volta, all'interno del libro, venivano riportate storie di veri vampiri o presunti tali, raccolte dallo stesso autore durante un viaggio di indagine in Europa centrale e orientale. Ad ogni modo, i vampiri non hanno seminato terrore soltanto in Europa, ma anche in America, Africa e Asia. In tutti i casi conosciuti si parla di non morti succhiasangue, e anche i metodi per proteggersi da questi mostri sono pressoché sempre gli stessi. Per esempio, bisognerebbe trafiggerli al petto o altrove con un paletto di frassino o di altri legni particolari, decapitarli e porre la loro testa tra le gambe del defunto o lontano dal corpo, ma anche seppellirlo con delle punte, in modo tale che al suo eventuale risveglio potesse trafiggersi da solo. Alcuni ritrovamenti archeologici ci dimostrano quanto la gente del passato credesse in queste credenze sui vampiri. Probabilmente in molti casi si trattò veramente di paure, superstizioni e isterie di massa, ma abbiamo il presentimento che dietro a questi racconti qualcosa di vero possa anche esserci. Per concludere, ricordiamo a tutti voi che la licantropia, ritenuta per secoli solo frutto di fantasie, è stata riconosciuta clinicamente soltanto di recente. La cosiddetta licantropia clinica è proprio una sindrome psichiatrica, che può portare certe persone ad assumere atteggiamenti animaleschi, a imitazione dei lupi in certi momenti, specialmente nelle notti di luna piena. D'altronde, come la luna muove le maree, può avere anche effetti sugli esseri umani, dato che tutti noi siamo composti per buona parte anche di liquidi. Questa malattia potrebbe essere stata la causa del mito del lupo mannaro, in un'epoca in cui predominavano paure ataviche e superstizioni rispetto al buon senso. Anche nel caso dei licantropi esistevano rimedi tradizionali. Essi infatti potevano essere fermati con lame e pallottole d'argento benedette, in quanto fin dal tempo dei greci si è scoperto che l'argento aveva proprietà disinfettanti. Inoltre, una volta immobilizzato il licantropo in certi paesi, prima dell'inumazione si preferiva decapitare il mostro, per evitare che in seguito potesse ritornare in vita come vampiro. Oltre a consigliarvi Dracula di Bram Stoker e altre opere di fantasia incentrate sulla figura dei vampiri, vi consigliamo di recuperare una copia di Mistero e Realtà, Almanacco del Soprannaturale nei secoli, pubblicato da selezione del Reader's Digest. Inoltre, Laura Fezia, Vittime di Eva, Le radici cristiane della discriminazione femminile, One Books Editori. Un libro molto interessante che parla della discriminazione femminile nel corso dei secoli ad opera di certe potenti istituzioni.